Conclusione, che figo andare e sbattere contro le proprie paure finché non le si distrugge. Prendiamo le proprie accapate, facciamo bam bam! Hola, benvenuti alla Miami Beach del Vietnam. Questo posto è uguale a Miami Beach, solo che si trova in Vietnam. E voi forse state pensando, wow, che figata! Allora farai un vlog su questo posto per far vedere quanto è figo e... No, oggi video diario, probabilmente è il format più importante di questo viaggio. Quindi partiamo. Tra l'altro ho perso tutto, eppure l'asta che sto usando in questo momento non c'ha più il treppiedi, quindi per utilizzarla si va di nastro americano. Guardate qua. Ci mettiamo qui oggi, nastro americano. No, non cadere. Fanculo. Alla fine vi faccio vedere come ho collegato tutto. Non muovo niente adesso per paura di far cadere tutto. Eccoci qui. Per chi non lo sapesse, questo è il format del mio diario, ovvero il format dove senza nulla di preparato, proprio come il mio diario, si va distinto parlando per poi alla fine arrivare da qualche parte, proprio come un diario, no? Dove all'inizio scrivi, non sai cosa stai scrivendo e un poi riga dopo riga tracci la strada e solo alla fine è tutto chiaro. Per fare tutto ciò c'è una domanda di rito che ci aiuta quantomeno a darci quella spinta iniziale. La domanda di rito è: come sta andando? Per chi non lo sapesse, ho intrapreso questo viaggio in sud-est asiatico che è partito a Singapore e che tra poco finisce. E in questo momento mi trovo a metà del Vietnam. Mi mancano altri 800 km e ho finito questo viaggio che in totale sta durando la bellezza di 4 mesi in sud-est asiatico. Allora, come va? Se mi dovessi guardare indietro, non posso dire altro se non che sta andando alla grandissima. Nel senso che tutte le paure iniziali, tutte le ansie, tutte le preoccupazioni e tutta una serie di cose che prima erano all'ordine del giorno, adesso sono quasi completamente estinte. Sono quasi completamente scomparse. Questo vuol dire che sono una persona perfetta? Non c'ho mai delle giornate di merda? No. Vuol dire soltanto che tutto quel groviglio di confusione iniziale nella gestione dei video e nella realizzazione dei video e di che contenuto portare, di che contenuto non portare, non esiste più. E questa cosa è semplicemente bellissima. Però prima voglio controllare se sto ancora registrando. Perché vuol dire che questo viaggio sta realmente funzionando. Cioè, realmente sto creando una base solida per poi creare qualcosa di veramente importante in futuro. Questo viaggio ha la sua importanza, è importante, però inizialmente l'avevo, come dire, calcolato come ok, faccio questo viaggio e sfondo su YouTube. No, cioè, sicuramente è un pezzo importante, ma non ha una vera direzione, quindi non può veramente funzionare su YouTube. A meno che non c'è un colpo di culo, però sta facendo molto di più, ovvero darmi delle basi solidissime dove paure, ansie e preoccupazioni si stanno completamente estinguendo e di conseguenza avere sempre di più una linea guida ben precisa da poi seguire. E questa cosa è fondamentale ed è troppo bella, perché se solo ci penso è un'evoluzione incredibile. Solo che per arrivare a fare questa cosa, quante cose sono state superate, quante cose che ho condiviso con voi sono state affrontate. E questa cosa mi porta a pensare al fatto che molto spesso tutti siamo bravi a dire vorrei fare questo, vorrei fare quell'altro, vorrei andare di qua, vorrei andare di là, e tutti quanti abbiamo le nostre paure, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni. E l'unico modo che conosco per abbatterle, per andare avanti e andarci proprio di faccia, scontrarci contro, è un passettino alla volta superarle. Almeno questo è il mio metodo, ce ne sono di altri molto più morbidi. Devo dire la verità, sono anche un po' brutale, nel senso che quando decido di fare una cosa, anche se non la so fare, vado a gamba tesa, prendo un sacco di muri in faccia e poi ne rompo talmente tanti che mi creo una strada asfaltata. Però ripeto, per fare le cose ci sono tanti modi nella vita. Però veramente l'unica cosa che vince sempre, di cui mi sto rendendo conto, è agire nonostante le preoccupazioni. Non hai voglia? Lo fai. Hai paura? Lo fai. Pensi che quello può fare, dire? Lo fai.
Cioè, l'unica cosa che poi conta alla fine di tutto è fare, cioè andare nella direzione in cui vorresti tanto andare, però non lo fai perché hai paura e nonostante tutto cominci a fare il primo tassellino. E questo vuol dire che tutti i giorni sono super esaltato, che tutti i giorni non me ne frego un cazzo e lavoro 24 ore su 24 ogni giorno? No, cioè, sinceramente, soprattutto nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, posso dire che se mettessi sulla carta è come se non avessi fatto letteralmente un cazzo. Cioè, pure oggi, sinceramente, prima di fare tutto questo video, piuttosto che andare in giro qui e vedermi tutta la baita, fare questo, fare quell'altro, sinceramente mi sono messo con le pacche nel letto a riposarmi tutto il giorno. E da un lato può sembrare un fancazzismo totale, dall'altro, in realtà, dopo tutto lo sfrandecamento di coglioni che mi sono fatto in quest'ultimo periodo, sinceramente sono anche contento di potermi riposare così tanto. Certo, c'è anche un limite, nel senso che, tipo ad esempio, ieri sentivo che il mio corpo ne aveva bisogno e da questo punto di vista sto veramente un po' calando a picco, che sto parlando dell'attività fisica. Cioè, quando stavo in Italia andavo in palestra 3 volte a settimana, andavo a correre 2, stavo una bomba. Mo sono un po' ingrassato, sto andando poco a fare tutte le varie attività fisiche dovute al fatto che mi sto spostando tanto. Ieri sono andato in palestra, mi sono sfondato e infatti oggi mi fa male tutto perché i muscoli non erano più abituati. Però figo, perché tanto so già che appena ritorno in Italia, e tornerò a breve, l'8 del mese prossimo torno, questo sarà l'ultimo dei 10 video che caricherò, in particolare questo sarà il 91esimo, poi ne mancano altri 9 ed è finito il progetto. E come vi dicevo, sono contentissimo di poter ritornare in Italia, però allo stesso tempo non ho fretta, cioè mi sto ancora godendo questi ultimi giorni che mi restano di viaggio, allo stesso tempo sono super esaltato di poter rientrare in Italia, di poter ricominciare tutto da capo. E può sembrare un paradosso, però in realtà è una cosa fighissima, perché posso ricominciare tutto da capo in base a tutto quello che ho fatto, in base a tutte le nuove consapevolezze che ho preso. E ritornando al discorso dello sport, sono anche consapevole come il fatto che sono andato in palestra e nonostante non ci andassi da un po' di tempo, sono stato 2 ore, ho fatto tutti gli esercizi, non ho battuto ciglio, che appena torno in Italia sto un attimo a casa mia, nella mia situazione, mi riassesto un attimo e ricomincio a bomba tutto da capo. Gli sport, il lavoro, quello e quell'altro, e YouTube per 1000. E un altro aspetto interessantissimo è il fatto che a un certo punto del viaggio, non so se qualcuno se lo ricorda, oppure magari non avete visto il video, ve lo dico io, mi era venuta l'idea di far durare questo viaggio il più possibile, farlo durare all'infinito. Da che ero partito, che ho detto ok, faccio 3-4 mesi e poi finisco questo viaggio, avevo cominciato a dire no, faccio 6 mesi, faccio 8 mesi, ma sai cosa ti dico? Adesso mi faccio un anno e mi giro tutto il sud-est asiatico facendo un video al giorno. Che sì, sarebbe stata una figata, però poi mi sono reso conto che non è quello che voglio fare. Cioè, voglio portare a termine questo viaggio, ma non ha senso andare oltre. Ha senso prendere tutto quello che si è fatto e poi rielaborarlo. Ed è anche per questo che torno in base al periodo più o meno che avevo stabilito di tornare. Figo, cioè veramente a questo punto del viaggio posso dire figo. Tra l'altro sto da tanto tempo in giro, ho vissuto tante di quelle cose che veramente sembra che come se non fossi mai partito. Però più che sembrare che non sia mai partito, ho più la sensazione come se sia cambiato talmente tanto in questi ultimi 4 mesi, come se veramente fossero passati anni. Cioè, se riguardo anche i primissimi video che ho fatto di questo progetto, non mi riconosco più. E da un lato uno potrebbe dire wow, che cosa orribile. Però se ci pensate bene, in realtà è una delle cose più fighe, perché vuol dire che, come dicevo all'inizio, questa cosa che sto facendo sta veramente funzionando. Cioè, il fatto di poter rivedere i miei primi video realizzati 3 mesi e mezzo fa e non riconoscermi più vuol dire aver fatto bingo, vuol dire aver vinto. Cioè, vuol dire che c'è stata un'evoluzione. Porca troia. E questa cosa mi casa tantissimo. Concluderei dicendovi che sono estremamente contento di poter condividere queste cose con tutte le persone che hanno voglia di ascoltarle. Ricordo sempre che soprattutto questi video non hanno minimamente lo scopo di insegnare un cazzo di niente, ma sono delle condivisioni il più possibile sincere con voi. Cioè, il più possibile sincere, cioè proprio senza alcun filtro di niente.
E lo scopo è principalmente quello di ricordare a me stesso certe cose. E in più, se dalle cose che dico vi interessa qualcosa, vi invito a prendere quel pezzettino che vi interessa e di farlo vostro. È figo perché quando rivedo questi video mi sento un guru. E poi ho realizzato che in realtà io sono il guru di me stesso. Probabilmente ognuno di noi potrebbe diventare il guru di se stesso. Detto ciò, conclusione, che figo andare e sbattere contro le proprie paure finché non le si distrugge. È il mio invito di oggi, che in realtà, ripeto, è l'invito che faccio a me stesso, che condivido con voi, è cazzo, andiamoci verso, cioè prendiamo le proprie accapate, facciamo bam 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 finché poi non le distruggiamo e facciamo lo step successivo. Tanto ad avere paura e le ansie ce le abbiamo tutti. Se vogliamo però veramente realizzare qualcosa, l'unico modo, che ci piaccia o no, e andarci verso e dargli delle capate in faccia finché non le distruggiamo e non andiamo avanti. Non è facile, non è semplice, non è una roba a breve termine, però almeno per quanto mi riguarda è l'unico modo che conosco per realizzare veramente quello che uno vuole realizzare. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Un beso! Avevo promesso di farvi vedere come stavo mantenendo l'iPhone con i vari microfoni, così. Non so come abbia fatto a non cadere. Ma bene così.